Amici di Wild Hunters, ben ritrovati alla mia rubrica test, video test sul campo. Questo appuntamento è dedicato alla Moschina, alla mia CZ527 Synthetic in calibro 223, una carabina che uso spessissimo quando vado esclusivamente al capriolo, ma che mi ha servito egregiamente anche in altri contesti venatori. Dal cinghiale al daino, soprattutto in contenimento danni. Allora, a questa carabina ho già dedicato un video che è inserito nella mia rubrica Armeria Magno, che potete andarvi a vedere sul mio canale Wild Hunters OMB. Potete vederlo gratuitamente, ovviamente, come tutto ciò che potete avere e scaricare dal mio sito e dal mio canale Web TV su YouTube. Infatti, perché dico scaricare? Perché vi ho preparato un articolo completo con le foto, i test, le schede di questo trinomio, quindi della carabina, della cartuccia Federal Premium 55 grani Ballistic Tip e naturalmente con tutte le informazioni e i dettagli su questa carabina. In questo video mi occuperò invece del test sul campo, quindi andrò a vedere e a dirvi quelle che sono le caratteristiche fondamentali da un punto di vista pratico sul campo, d'accordo? Quindi non mi limiterò a e vi rimanderò a quel video e allo scaricamento gratuito del PDF per tutte le notizie, diciamo, tecniche e commerciali. Mentre invece in questo video, ripeto, voglio concentrarmi soprattutto sull'aspetto pratico sul campo. Il 223 è un calibro micidiale che io utilizzo sulla Moschina, su questa CZ527 Synthetic e anche su un'altra carabina con un'altra munizione. Una Federal Power Shock da 64 grani che utilizzo invece soprattutto per il contenimento danni al cinghiale sparando sempre nella testa e nel collo. È una cosa che potete fare anche con questa cartuccia perché poi alla fine i risultati sono gli stessi perché ha abbastanza energia e penetrazione per garantirvi gli stessi risultati. È che a volte mi capita di fare contenimento danni nelle vigne e magari siccome in alcuni luoghi il contenimento riguarda anche altre specie e quindi avere una cartuccia, un proiettile più robusto mi consente di fare anche colpi dietro la spalla, d'accordo? Perché al contenimento danni si guarda più le caratteristiche di un'arma, di una munizione e di un cannocchiale in funzione all'abbattimento dell'animale più che al rispetto della spoglia e tante altre cose che invece nella caccia di selezione sono prioritarie, d'accordo? Comunque il calibro 223 è un calibro che ho affrontato in altre trasmissioni alle quali vi rimando perché è un calibro molto sottostimato qui da noi in Italia, ma che è un calibro eccezionale per precisione, per scarso rinculo, per leggerezza delle armi, per economicità delle munizioni e di tutto. Quindi è un calibro che permette a tutti, anche a chi soffre il rinculo, ai giovani, alle donne, cacciatrici, di poter essere sempre precisi, addirittura chirurgici. Quindi questo è il grande vantaggio di questo calibro. Io in questo test mi concentrerò sul fatto che voi avete visto senz'altro tantissimi miei video test dedicati al 223, quindi potete avere una visuale estremamente completa. In questo video test mi sono concentrato sull'aspetto precisione e sull'aspetto micidialità anche a lunghissima distanza. Quindi andrò al capriolo e vi dimostrerò quanto è micidiale a lunga e lunghissima distanza. Che cosa intendo per lunga e lunghissima distanza riferita al 223? Perché è chiaro che quando si parla di distanze, si deve sempre, quando si dice corta, media, lunga, lunghissima distanza, riferirla al calibro. Perché
Perché ciò che può essere parlare lunghissima distanza per il 300 Winchester Magnum non è per il 223, sono due distanze che pur parlando di lunghissima distanza sono distanze completamente diverse. Per lunghissima distanza nel calibro del 223 si parla di massimo 500 metri, che quello è il range massimo per il quale utilizzare su un selvatico questo calibro, d'accordo? Io sinceramente non mi sono mai addentrato tra i 400 e i 500 metri, sono rimasto sempre sulla soglia dei 400 metri perché ritengo che comunque quello sia il massimo che si debba considerare come distanza per questo calibro. Però vi dimostrerò a caccia che questa moschina, questa CZ 527 Synthetic con questa munizione commerciale veramente economica, potete fare veramente tutto quello che volete nell'ambito della caccia al capriolo. Bene signori, vi rimando appunto al mio video Armeria Magno dedicato alla moschina. Scaricatevi il PDF gratuitamente sul mio sito www.wildhunters.it. E adesso, signori, si va all'Armeria Innocenti per fare il preazzeramento. Poi vi farò vedere appunto le azioni di caccia e nelle conclusioni qui in studio vi farò vedere la rosata ottenuta a 200 metri con la moschina. E naturalmente vedremo com'è andato il test. A tra poco. Amici di Wild Hunters, dopo la presentazione in studio della mia moschina, perché questo è il suo soprannome, moschina, è una carabina, Alberto, che tu conosci abbastanza bene. Ce l'hai col calcio di legno, Sì, vedete. è una cosa fuori da ogni aspettativa. Io l'ho presa perché un mio caro amico, l'ha usata da tanti anni e ha fatto degli abbattimenti su animali in attilo 37, cinghiali da 80-90 kg. Diciamo che è uno che spara molto bene. Beh, certo, Quindi immagini. non è che una persona come tanti cacciatori che iniziano a fare questa caccia, in cui secondo me è meglio un calibro più grosso. Per prendere Io l'ho confidenza. presa per fare gli abbattimenti alle volpi e mi sono reso conto che comunque fai tantissimi animali, ovviamente, dove il calibro è consentito. Certo, Caprioli, però perché. una cosa Sì, è. perché attualmente la legge in Toscana dice che il capriolo non c'è problema, gli altri no. A parte il contenimento danni, che lì non c'è una legge sulla caccia, ma una cosa completamente diversa, per cui io infatti a Siena agli abbattimenti ci faccio di tutto. Però il grande vantaggio è questo, che non avendo praticamente rinculo, sei sempre preciso, perché non ti dà fastidio il rinculo, poi vedi sempre la reazione del colpo Bravo, all'animale, non disturbi troppo l'altra fauna. perché quello che io ho visto sparando un 223 è che anche te stesso quando spari non è come un calibro che parti già con l'idea che il rinculo c'è, Ti dà la noia, botta viene, certo. questo parte il colpo e non ti accorgi neanche, specie se hai uno stacker o uno scatto Infatti, sistemato. questo c'ha lo stecker. Io Sembra ci. una cosa, non è facile da capire se uno non ha mai provato questi calibri, quindi consiglio se uno può. Perché ci si fa mille utilizzi. Infatti, molti criticano molto il 223, ma lo criticano senza averlo provato. Infatti io nei forum ho parlato con clienti o persone che loro nel dubbio non lo usano. Effettivamente, se uno non è in Sì, grado di certo. mirare bene chi è che spara parecchio veloce, magari arriva l'animale e spara perché il tempo è quello, oppure le avvicini e quindi la paura che scappi, magari un animale al mese, quindi No, capisco tutto, certo. però posso garantire per esperienza personale, più che altro per quello che ho visto fare a questo mio compagno di caccia, che non c'è animali che tengano le distanze, Io infatti insomma. ti dico la verità, quando ho usato il 223 762x39 a me di animali me ne sono andati via veramente pochi, perché ho capito questo, che quando si usano calibri più prestanti come il 308 ad esempio, te l'animale molto spesso lo passi da parte a parte e sono convinto che quell'energia che il proiettile sta ancora portando uscendo dall'animale non la scarica dentro ed è inutilizzabile. Anche lì è una cosa, una grande lotta che viene spesso quando i miei clienti, le due domande sono queste. Il peso della palla, perché tanti ancora pensano che più è pesa, più ammazza, invece no, poi va Certo, visto in base alla, non è che 200 grani c'è un ammazza equilibrio più da della, no, è rispettare. solamente più pesante, però
Però più che altro conta il fatto che, a mio avviso, per quella che ho visto io, una palla che entra messa anche in un punto, diciamo nel punto perfetto, testa, collo, quello, e tutte le munizioni, Certo, tutte sono le buoni. sono buone. Però se entra dentro, tutta l'energia la cede dentro, sì, è vero che non si trova magari sull'asciutto il posto dove è il sangue, ma l'animale fa talmente poco Certo. perché dentro Io gli infatti organi. ho notato sparando con questa ballistic tip da 55 grammi a un palancone dietro la spalla è crollato sul posto, i polmoni non esistevano più, polverizzati. E con i polmoni polverizzati, quale animale, anche un bufalo cafro, dove va? Da Nessuna parte. nessuna parte. E infatti poi per impieghi un po' più pesanti uso la 64 grani Federal PowerShock, che è più pesante, più robusta. E quella magari, però in questo caso io ci andrò a caccia al capriolo a lunga distanza, perché voglio dimostrare che a lunga e lunghissima distanza questo calibro è capace di fare cose che non si credono se non si vedono. No, è vero, io sono rimasto assolutamente, specie con queste cartucce qui. Esatto. Ecco, adesso con te andiamo un attimo a vedere, perché io avevo sempre azzerato, ho tenuto azzerato con le ballistic tip, però ho cambiato il lotto delle cartucce e come tu sai è bene Tirare sempre un po'. comprovare e vedere che tutto vada bene. Bene, ci vediamo tra poco al tunnel, poi a caccia, d'accordo? E poi naturalmente nelle conclusioni vi farò vedere la rosata a 200 metri con questa cartuccia e questa splendida carabina. Bene, andiamo subito. Eccomi qui, io ho tirato il primo colpo, è andato qui, mirando qui, quindi a 66 metri, siccome era zerata a 100 metri, va bene. Poi ho voluto dare due colpi così tanto per aggiustare un po', perché ho detto magari sto un po' più alto e a 100 metri non ho bisogno di fare tante compensazioni, però vedremo poi a 100 e 200 metri come andrà. Comunque il cambiamento del lotto non mi sembra... No, no, non è cambiato un granché, via. Però merita sempre, merita che sempre. a questa distanza non è che sia influente questa cosa qui, però a 200 metri Ci potrebbe essere potrebbe qualche cambiare cosina. tanto. Più che altro io so che Federal è raro che cambi le polveri e quindi mentre altre marche più europee si servono magari da Vitavori, da Norma, quindi a volte lo stesso lotto ci sono risultati completamente diversi. Ma gli americani sono molto più standard, è difficile. Poi se lo fanno avvisano sempre e quindi io come giornalista quando lo hanno fatto lo sapevo e quindi... Anche perché per la media non tutti hanno la possibilità, Ah. anche se la maggior parte dei cacciatori sparano a poligoni o ovunque gli capiti, però chi sta in quelle zone Un po' un remote, po' remote, se lo perché sa almeno. magari quando comprano 100-200 munizioni, che siano tutte uguali, perché Certo, se la volta dopo non hanno e chi hanno la possibilità di andare a un poligono o tutto, insomma. comunque va bene così. Adesso niente, arriva la parte bella di tutto il discorso. Quello è il conto. Quello che conta è andare a caccia e avere dei risultati. Bene, signori, si inizia la caccia adesso. Uno degli argomenti più dibattuti quando si parla dell'impiego del 223 a caccia è la sua letalità e il suo potere d'arresto nei confronti dei selvatici che si possono cacciare in Italia. Lasciando da parte un attimo l'aspetto, diciamo, legale o di regolamenti che nelle varie province o ex province o regioni esistono, pur riconoscendo
appunto al 2,23 una grande precisione, una grande costanza nella precisione e il fatto di avere un rinculo minimo, quindi pur riconoscendo che si può piazzare sempre il colpo molto bene, c'è sempre questo problema che aleggia nei vari forum tra i cacciatori, ma quanto può essere letale, che potere d'arresto può avere. Io in 15 anni che ormai lo uso, ci ho cacciato di tutto, soprattutto a Siena dove è stato, diciamo, ed è ancora per certi aspetti legale l'impiego su tutti gli ungulati presenti nel piano di abbattimento, sia come caccia e selezione che contenimento danni. Mi sono, diciamo, concentrato sempre sul capriolo e sul cinghiale. Al cinghiale quasi sempre mirando alla testa e al collo, utilizzando dei proiettili adatti, che sono il Federal Premium con palla Nosler Partition da 60 grani e la Federal Power Shock Soft Point da 64 grani. E con il capriolo invece, visto che il tiro può essere anche più lungo, con la 55 grani Ballistic Tip, che è, diciamo, la munizione da me scelta per questo videotest, che farò, diciamo, portando al limite il test, appunto il tiro, per dimostrarvi che anche a lunga e lunghissima distanza il 223 è estremamente micidiale per il capriolo, che fondamentalmente è un selvatico dal peso medio, un adulto sui 23, 25, 27 kg, per cui stiamo parlando di animali con una struttura fisica e una resistenza fisica abbastanza limitata. E quindi avrete modo di verificare da voi stessi sul discorso del capriolo. Poi, naturalmente, in altri test a breve, sempre con il 223, affronterò invece il cinghiale e il daino con cartucce più adatte, d'accordo? E quindi così avrete modo nei vostri forum, nelle vostre discussioni, di avere dei parametri certi, quindi di avere un videotest fatto ad hoc e non basato sui numeri che questo calibro ha e che produce, ma invece vedendo questi numeri poi tradotti in letalità e in potere d'arresto. Bene, iniziamo il test. Wow, ragazzi, che tiro! Quasi 300 metri con un 2,23, fantastico, fantastico. Ecco, ho dovuto prendere la macchina, l'automobile, per venire qui a fare questo recupero perché erano 319 metri, ma in linea d'aria, ma ho dovuto fare un giro lunghissimo, sono arrivato a Puglia. Comunque questa è la dimostrazione che volevo darvi su quanto sia letale questo calibro, soprattutto in mano a uno che sa sparare bene, quindi basta un po' di allenamento e sicuramente potete fare molto, molto di meglio anche di quello che ho potuto fare io. Il piazzamento del colpo col 223 è basilare, ma con un'arma molto precisa come questa le aree vitali le potete colpire anche a lunga distanza. Bene signori, ci vediamo per una nuova sessione di prove con il 223. Una cinzia. Salute. Eccomi signori di Wild Hunters, di nuovo a voi con la moschina. Quello che avete visto naturalmente a caccia è quello che dimostra
quello che volevo dimostrare con questo test, quindi non ci sono parole che debba aggiungere sui risultati pratici sul campo della CZ527 Synthetic, appunto al capriolo con tiri a lunga e lunghissima distanza. Questo ha dimostrato il test della validità, la precisione di quest'arma che è molto economica e che vi permette prestazioni eccellenti a caccia, della munizione che a quella distanza, insomma, francamente avete visto l'abbattimento, quindi un abbattimento fulmineo. E naturalmente adesso quello che mi rimane da farvi vedere è la rosata che ho ottenuto a 200 metri, d'accordo? Considerate il fatto, questa è un'arma dotata di stacker che non ho toccato. Io il gruppo scatto non l'ho toccato e avrei potuto to farlo toccare da Loreno dell'Armeria Innocenti. Perché? Perché i piani non sono lucidati alla perfezione, perché è un'arma economica, e quindi lucidando i piani alla perfezione anche diciamo, pur essendo il peso di scatto uguale, la corsa del grilletto è completamente diversa e quindi avrei potuto sicuramente avere dei risultati ancora migliori. Però parliamoci chiaro, a 200 metri, d'accordo, con una munizione commerciale in 223, questo è un risultato eccellente. D'accordo? Adesso vi dico questo. Questo era il primo colpo che ho sparato quando ho fatto, diciamo, dopo il preazzeramento all'Armeria Innocenti. Poi dopo ho fatto la correzione e sono riuscito a sparare tre colpi in rapida sequenza. Poi ho dato un click verso sinistra perché ho voluto spostare il baricentro della rosata più verso la mouche, d'accordo? E grazie a questo preazzeramento e poi all'azzeramento mi sono reso conto di una cosa, che comunque con questa cartuccia commerciale si può sparare anche a lunga e lunghissima distanza a selvatici che hanno un'area vitale particolarmente limitata, perché il capriolo non è che abbia degli spazi d'accordo enormi. E questa rosata mi permetterebbe, per esperienza lo dico, di sparare anche a queste distanze ad un cinghiale maschio adulto dietro l'orecchio o al collo. Quindi nei casi che dobbiamo andare a fare contenimento danni in luoghi molto antropizzati o dove non è possibile fare troppo rumore con calibri grossi, con questa combinazione potete, sicuramente essere efficaci. Naturalmente il consiglio che vi do, visto che questa carabina ha un passo di rigatura di 1 a 10, potete utilizzare anche le Federal Power Shock da 64 grani, che naturalmente vi consentono di avere anche maggiore penetrazione qualora doveste sparare, se foste costretti a sparare dietro la spalla o alla spalla del cinghiale. Infatti, vi porterò delle esperienze in una prossima puntata che farò. Nella mia rubrica Caccia con me inviterò l'amico Lorenzo Vanni, dottor Lorenzo Vanni, che è un cacciatore con il quale siamo amici da più di 20 anni, abbiamo cacciato in tutto il mondo insieme abbiamo iniziato io e lui per primi in Italia a utilizzare il 223 su animali molto grossi dopo tante esperienze che ci siamo fatti all'estero e quindi avrete una testimonianza diretta sull'argomento molto completa con fotografie e racconti su esperienze avute con questo calibro. D'accordo? Il nostro test della mia Moschina finisce qua. Ci vediamo presto per nuovi test con armi Vignani. Salute a voi, amici di Wild Hunters.